Buonasera a tutti. In qualità di presidente dell'ufficio centrale per l'elezione del sindaco del comune di Massafra, vi do lettura dei risultati dello scrutinio come accertati dall'ufficio centrale che presiedo. Per il candidato signor Raffaele Gentile sono stati riportati i voti 4.920. Per il candidato signor Fabrizio Quarto sono stati riportati voti 13.113. Proclamo quindi eletto sindaco di Massafra, signor avvocato Fabrizio Quarto. Bentrovati. Se dico che mi sento emozionato, ci credete? Non so. Allora, io ho solo bisogno di qualche minuto per ringraziare i 13.113 massafresi che hanno sostenuto la nostra coalizione e che hanno creduto in questo progetto politico che si è diffuso a macchia d'olio negli ultimi mesi. E si è diffuso grazie all'iniziativa di tante persone che non posso nominare una per una perché altrimenti vi terrei fino alle prossime elezioni amministrative e non è il caso. Però ovviamente devo ringraziare mia moglie che in questo periodo si è occupata in maggior misura dei piccoli, mia madre e la mia famiglia, i miei fratelli e i miei cognati che hanno creduto in questo progetto e si sono buttati a capofitto in questa iniziativa, i colleghi di studio che sono diventati motivatori incredibili del progetto. E poi tutti gli amici delle coalizioni, della lista Strada Maggiore, della lista Ambiente e Progresso, della lista UDC Noi Centro per Massafra, della lista Quarto Sindaco, che sono stati veramente 96 leoni, come ho più volte detto. Grazie a loro, io ho fatto veramente poca fatica, perché nel momento in cui mi muovevo il terreno era già battuto dagli altri, quindi chi aveva parlato con Achille, chi aveva parlato con Antonio, chi aveva parlato con lei, il progetto si era praticamente diffuso da sé. L'ultima cosa che voglio aggiungere per ringraziarvi ancora è parlarvi di un leone che mancava, che era mio padre, che io lo consideravo un leone. Io lo consideravo un leone prima, lo considero un leone adesso. Allora, non ho parlato mai prima di ora di mio padre, perché
mi sembrava di sfruttare di quel, diciamo, credito positivo che lui aveva nella città. Adesso però, diciamo, la vicenda è definita, posso dire qualche parola. E dico solo questo, l'ho sentito comunque vicino, perché quando abbiamo fatto le riunioni e quando le facciamo ancora, sento ancora il suo consiglio, medita bene, riflettici, pondera bene, mille volte la cosa, eccetera. Poi quando hai deciso, vai avanti per la tua strada. Quindi questo consiglio, come me lo dava prima, me lo dà ora, lo sento ancora. E l'ho sentito vicino in tutti i momenti in cui sono entrato nelle case delle persone, perché a volte non era accanto a me, era andato prima di me in quella casa, è come se fosse andato prima di me. A volte avevo l'impressione che anche mia madre, pure da casa sua, stava facendo campagna elettorale, perché entravo nelle case delle persone ed ero già presentato, avevo già ottenuto una campagna elettorale per merito loro. Qualche volta pure mia nonna Franceschina era arrivata prima di me dentro. A proposito di mia nonna Franceschina, ci hanno fatto i complimenti anche dall'altra parte, il competitor ci ha detto che siamo stati bravi con la comunicazione. Mia nonna, 80 anni fa, ha aperto le poste e telecomunicazioni a Massafra, quindi io nel mio DNA ce l'avevo già questa predisposizione, scusate la battuta. Sì. Tornando al discorso di mio padre, devo, come dire, far riferimento a lui per iniziare questa avventura, perché io l'ho sempre ritenuto una persona capace di sognare, di vedere la realtà diversa, e noi questo abbiamo fatto, abbiamo ragionato su un sogno di una realtà diversa, e quindi questa realtà ha preso corpo e quindi siamo tutti qui a condividerla. E quindi io dico questo e chiudo, io voglio soltanto essere capace di operare, spero di essere capace di operare per i prossimi cinque anni, ispirandomi a quel senso di responsabilità che mio padre ha avuto in tutta la sua vita. Grazie.